cari amici, bentornati a Il Volto della Settimana, rubrica di morfofisionomica del Tè Servito, dove settimana dopo settimana studiamo le fattezze, i lineamenti, i corpi dei personaggi più in voga del momento, ma anche personaggi che magari hanno contribuito a fare la storia dell'umanità. E lo facciamo mettendo in pratica una metodologia, una nuova frontiera di comunicazione non verbale che trova la sua quintessenza in un sistema che si chiama IAM, Instant Analysis Morphophysiognomics, e che permette proprio di ricavare informazioni in merito al temperamento, al carattere e alla personalità ad una prima occhiata in pochi minuti e che è possibile apprendere e mettere in pratica non soltanto acquistando il libro, ma soprattutto seguendo i seminari, i workshop e gli eventi che sono dedicati proprio all'apprendimento di quello che sto per fare io, ovvero riuscire a capire che tipo è il volto di questa settimana per avere magari anche idea di come potermi relazionare efficacemente con lui. Questa settimana abbiamo scelto un volto televisivo e vi diamo un indizio: si tratta dell'attuale conduttore del Grande Fratello ed è un personaggio che nel bene o nel male trova sempre il modo di scatenare dei commenti. Si tratta di Alfonso Signorini. Anche questa settimana lo facciamo grazie, diciamo, all'ausilio di un'immagine che io mi sono messa qui e che ci permetterà poi di focalizzarci su diversi elementi che possono darci un'idea di che tipo è. Ricordiamoci che queste sono pillole, quindi anche oggi, ad esempio, ci focalizziamo su un particolare che è quello della struttura del cranio di Alfonso Signorini. In termini tecnici si tratta di un volto triangolare a base alta. Che cosa vuol dire? Semplicemente che la parte superiore è, diciamo, più estesa rispetto alla parte inferiore. E in genere questa conformazione del cranio appartiene a persone dove le funzioni intellettuali prevalgono su quelle istintive. Notiamo anche le forme appuntite che ci danno proprio l'idea dell'acume al quale può arrivare Alfonso Signorini, anche se di indole nervosa, proprio perché notiamo il suo corpo, ci dà l'idea di una persona particolarmente reattiva, nervosetta, potremmo dire anche suscettibile, facilmente suscettibile, che può facilmente scattare. Questa indole impaziente e nervosa determina anche contraddizioni e conflitti. Tant'è vero che la conformazione degli occhi insieme a quella della bocca danno l'idea di una persona che può essere facilmente sensibile alle critiche, un po' permalosa, e quindi attenzione a come muovergli eventuali critiche, perché potrebbe scattare e reagire addirittura con dei tratti di crudeltà. Ecco, queste forme appuntite ci danno l'idea che è una persona che può facilmente pungere, come se fosse un'ape, e quindi l'ape lo sappiamo che quando punge può essere particolarmente velenosa. Ecco, lui contiene questo veleno, questa capacità critica eccezionale che gli è data da una forma pensiero estremamente critica, che poi si riversa anche nelle relazioni sentimentali. Io ora sto facendo riferimento a quelle che sono le caratteristiche generiche di un cranio triangolare a base alta come quello che appartiene a Alfonso Signorini, che è ancora più evidente dal fatto che mancano i capelli, quindi ho scelto la sua conformazione proprio perché è ancora più semplice osservarla. Nelle relazioni sentimentali può essere volubile, ecco che
la sua volubilità viene manifestata non soltanto nelle relazioni professionali, ma ancora di più nelle relazioni sentimentali. Potrebbe facilmente chiudere da un momento all'altro, un giorno potrebbe essere gentile, l'altro giorno scostante, quindi cambiare facilmente atteggiamento. È una persona e l'area, diciamo, il disegno aerodinamico lo indica, lo richiama, è una persona particolarmente scattante, particolarmente veloce. Ecco, per il momento mi fermo qui come sempre vi invito a segnalarmi eventuali persone del mondo attuale, ma anche del mondo passato, del quale volete conoscere un po' di più il temperamento, il carattere e la personalità. Cari amici, vi auguro buona settimana. A presto!